Negli ultimi anni stiamo assistendo a un aumento importante delle persone che hanno accesso a internet e che hanno facilità nell'uso delle nuove tecnologie. Tutto questo ha facilitato un maggior utilizzo della telemedicina, lo scambio di dati con i clinici e ha portato a una gestione personalizzata adattata in tempo reale. Ne parliamo con il professor Luigi La Viola che abbiamo incontrato a Milano durante un incontro dedicato alla stampa scientifica. Professor La Viola, negli ultimi decenni l'utilizzo di nuove tecnologie ha avuto un notevole incremento con uno slancio incredibile durante la pandemia. La telemedicina e i nuovi device, come hanno influito sull'utilizzo da parte delle persone con diabete? La telemedicina in effetti è uno dei pochi frutti positivi della pandemia. In realtà le soluzioni di collegamento a distanza fra pazienti e medici esistevano già, ma hanno avuto un impulso straordinario in questi anni di pandemia e hanno consentito al paziente di rendersi conto di come sia importante un collegamento continuo al bisogno o occasionale con il proprio team di cura e con il proprio medico. Quindi le soluzioni di telemedicina hanno consentito una gestione integrata, la possibilità di un contatto anche a distanza, una maggiore sicurezza e senso di gestione personalizzata della malattia e la possibilità del medico di intervenire al bisogno. Oggi cosa significa parlare di digitalizzazione della cura del diabete e nella vita della singola persona? In che modo può migliorare la qualità della vita di queste persone? La digitalizzazione è l'insieme della gestione dei dati che fanno riferimento alla vita, alla salute e alle condizioni di malattia di una persona con diabete. Quindi una digitalizzazione moderna significa una gestione integrata della terapia, delle informazioni relative alla glicemia e di altri parametri extraglicemici che sono importanti per la gestione della malattia. L'obiettivo non è quello di sovraccaricare il paziente con dispositivi sempre più nuovi, ma rendergli la vita più semplice e alleggerire il peso della malattia. E questo è possibile con dispositivi, con soluzioni digitali, con app e soprattutto con l'integrazione in quello che si chiama ecosistema digitale. Professor La Viola, come commenta la disponibilità di penne intelligenti per la somministrazione dell'insulina? Cioè in grado di rilevare, memorizzare e trasmettere i dati sul farmaco? Le penne intelligenti sono un ulteriore passo avanti che punta a rendere la vita della persona con diabete più semplice e la gestione della malattia da parte del team diabetologico più efficace. Si tenga conto che circa 1 milione di persone con diabete in Italia oggi utilizzano l'insulina. E fino al 50% di queste persone hanno delle alterazioni della loro glicemia relativamente al fatto che l'insulina non viene somministrata all'orario giusto o delle iniezioni di insulina non vengono effettuate. È difficile gestire la terapia in questo modo e per il medico ricostruire l'esatta sequenza della somministrazione della terapia. Le penne intelligenti, registrando automaticamente ad ogni somministrazione le dosi di insulina, l'orario in cui viene somministrata l'insulina e tenendo un archivio di diverse centinaia di somministrazioni, consentono al paziente di rendersi conto in maniera più immediata della relazione fra la terapia e la sua vita ordinaria e al medico di ricostruire in maniera integrata il profilo glicemico e l'impatto della terapia per dare consigli alla persona con diabete per una terapia sempre più personalizzata.